Buongiorno e benvenuta in questo nuovo video. Che cosa mangio in un giorno? Allora, iniziamo dalla colazione. Oggi mi preparo un bel porridge. Io lo preparo con 50 g di fiocchi d'avena e 2 tazzine di latte scremato senza lattosio. Una volta pronto, vado a guarnirlo con mezza banana, ma neanche, era qualcosina di meno, e poi andrò ad aggiungergli, come vedrete fra poco, delle mandorle tagliate fine fini e anche un pochino di sciroppo d'acero, eccolo qua. Passiamo poi direttamente al pranzo. Solitamente faccio lo spuntino intorno alle 10:30, massimo 11. Oggi non l'ho fatto perché non mi andava. Allora, vado a preparare il pranzo appunto e metto a bollire i broccoli in acqua salata e bollente. Li faccio cuocere più o meno una ventina di minuti e una volta cotti ovviamente vado poi a scolarli. Prendo poi 500 g di ricotta, vado ad aggiungergli il sale e poi gli aggiungo i broccoli e vado ad amalgamare il tutto fino a che non diventa una bella pappetta super super cremosa. Eccola qua. Prendo poi una teglia, non ricordo bene le dimensioni della teglia, scusatemi, e prendo anche della pasta per fare la lasagna, eccola qui, questa qui è pasta fresca, io l'acquisto al Lidl e mi trovo benissimo e buonissima. Vado a mettergli sul fondo della teglia un po' di besciamella giusto per non fare attaccare appunto la nostra pasta e poi vado a creare, a formare la mia lasagna di broccoli e ricotta. Userò ancora la besciamella, ma cercherò di usarne il meno possibile perché comunque voglio farla molto leggera, ma neanche secca, perché se non metto la besciamella risulta secca. Ci ho già provato e non mi piace tantissimo. Dopo aver aggiunto il parmigiano, una bella dose di parmigiano, vado ad infornarla a 200 gradi, forno statico per 20 minuti. Poi andrò ad aggiungere altri 5 minuti di cottura solamente col grill per fargli fare una bella crosticina sopra. Una volta sfornata, ragazze, non la mangiamo subito, ma la faccio rapprendere per almeno 20 minuti, anche perché oltre ad essere bollente poi si sfalda tutta, almeno a me capita così. Niente, una volta pronta ce la pappiamo e buon appetito!
Ora della merenda, qui vedete una manina che mi ruba un pezzetto di melone, vado a mangiarmi due fettine di melone tagliate a pezzettini, due per me e due per Marek. Bene o male io e mio figlio mangiamo quasi sempre le stesse cose. Poi ad ora di cena vado a preparare dell'insalata, la preparo per tutta la famiglia, quindi non mi vedrete condirla perché ognuno se la condisce a modo suo. Comunque prendo poi delle piadelle integrali, vado a scaldarla su una padella antiaderente. Una volta che è bella pronta, bella calda, vado a metterla sul mio tegliere e vado poi a farcirla. Utilizzo una bella forchettata di robiola e vado a spalmarla solamente su un lato della piadella. Aggiungo poi dell'insalata, come vedrete tra pochissimo, ci vado bella abbondante di insalata e poi ragazze metto le olive taggiasche. Io vado pazza per le olive taggiasche, ci mangerei solo quelle e soprattutto quelle del Lidl, mi piacciono tantissimo, tanto dopo vi farò vedere anche la confezione. E una volta che l'ho farcita per bene vado ad arrotolarla tutta su se stessa e la taglio a metà. E voilà ragazze, ecco qui la mia piadella pronta, è stra buonissima. Niente ragazze, io spero come al solito che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Ciao, buon fine settimana a tutti!